Sono un sognato. Oggi facciamo la bresciamella perché stiamo venendo il Natale e ci prepariamo per il Natale. Allora dobbiamo mettere il latte a bollire in una pentola. Si mette il latte a bollire e l'altra pentola che si mette o burro o margarina che si fa sciogliere. E io che vi consiglio sempre di mettere un pochettino di olio o d'oliva o di sale, non ha importanza, basta che mettete un po' di olio perché serve per farla venire liscia come se fosse una panna. E mettiamo qua, così, guarda qua, così, questo è burro e margarina e un pochettino di olio. Quando è sciolto si mette la farina che si fa il zucchero, così si mette la farina e si fa il zucchero, si fa bollire e si fa cuocere. Ora per ogni litro di latte, per ogni litro di latte, per fare la besciamella occorrono 70 grammi di farina e 100 grammi di burro o margarina. Nel latte, figlia qua, aggiungere sale, e latte aggiungere sale, pepe e noce moscata, no noce, noce moscata, no noce, chi te casa mangia di noce, o noce pesca, noce moscata. E si mette nel latte che si va a bollire. Noi la facciamo così. Questo è il modo originale per fare una buona besciamella. Perché c'è chi mette nel latte il burro e poi mette la farina. C'è chi mette il latte a bollire e fa in un pentolino il zucchero che sarebbe burro di farina. Quando bolle il latte ce lo buttano dentro, ma noi la facciamo com'è corretta, come si fa una buona besciamella. Non sono tutti che la fanno così, ma io ora vi faccio vedere come che si fa. Intanto dobbiamo aspettare che bolle il latte. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Qua c'è il latte che sta bollendo. Quando ribolle il latte vi faccio vedere il passato. Nel frattempo vi racconto una sciorina. Dovevamo fare una besciamella, io e mio amico Nino. Ci ho detto vai da Raffaele, caccia a pascolarmi i monchi. E si fa dare una bottiglia di latte. Ci andiamo, io aspetto in macchina, lui scende, lo chiama che era lì sotto nella montagna. Dice, Raffaele, io mi posso pigliare una bottiglia di latte? Raffaele, monge, 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 e ti prende il latte. Allora, questo che fa? Monge, 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 e il latte non ce ne esce. E io chiamo, Raffaele, legata qua, non ne esce il latte. E Raffaele, monge, 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 bene, che ti esce il latte. E il latte che non usciva, lo chiamo di nuovo, Raffaele, latte non esce qua. Allora che Raffaele dice, Nino, c'è parlare per il toro. E questo è veramente dopo abbiamo preso il latte. Ora il sotto che aspettiamo la bucolata. E allora, quando il latte bolle, come adesso che sta spaccando il bollo, sta spaccando il bollo, così, il latte si travessa, non lo so se travessa, sa bocca, no? O come si dice, non lo so, se travessa che ha travessa. Comunque, si mette dove abbiamo messo il zucchero, così. Si mette e si attraversa nella pentola, così. E si mette sul fuoco. E con la frusta che si mescola fino a quando si spinge.
Sempre nel latte bisogna mettere sale, pepe, noce e moscato. Ogni litro di latte, 70 grammi di farina, 100 grammi di burro o di margarina. Aggiungere un pochettino di olio, che serve per farla venire liscia. Questa è una cosa che vi dico io, no, non tutti che lo sanno. Ecco qua. Vedi, quando è a questa densità, perché si attraversa qua. Che cosa? La pigna, che mi piace scandare. Si attraversa qua, che si fa subito, no? Che poi che bisogna stare nella pentola a mescolare sempre, a rimanere sempre fino a quando che si... Già è pronto. A questo punto, spegniamo il fuoco. Spegniamo il fuoco. Così. Allora io che vi dico, quando questa che si fa fredda, diventa più densa. Se la volete più liquido, basta che aggiungete ancora un pochettino di là. Deve essere così, vedi? Sembra panna. Questa qua serve per fare la lavagna, per fare i cannelloni, per fare le pasta a forno e per fare pure le pasta, panna, prosciutto, tortellini con panna di prosciutto. Se è troppa densa, aggiungete un pochettino di latte, perché quando è fredda si addensa di più. È migliore della panna che comprate dal supermercato, che quella è dura, quella panna. Prima c'è acqua e poi c'è la panna. Questa è migliore, vedi? Così. Che serve sempre, che vi ripeto, per fare le lavagne, per fare i cannelloni, panna del prosciutto. A questo punto io voglio ringraziarli veramente, che non si scherza di cuore, che io non me l'aspettavo. Tutti questi signori che ci scrivono della California, di Bosus, di Francia, della Croazia, Thailandia e altri posti che non mi ricordo, Sicilia e del nord pure, perché noi facciamo parte pure dell'Italia, dell'Italia, dalla Sicilia e del nord. A questo punto ci vediamo prima di Natale. Bene a tutti e ci vediamo la prossima volta.